Allora, volevamo tornare indietro dal ponte tibetano lì, ma niente da fare. Dobbiamo scendere da qua. C'è un percorso. E dopo la pioggia di oggi è super scivoloso. Adesso questa dovrebbe portarci giù da dove siamo partiti, in teoria. In pratica lo vedremo più tardi. Qua stiamo proseguendo ancora per il sentiero. Vediamo qua le indicazioni. Piccolo ponticello. Allora, direzione vietata, vabbè, non importa. Ponti Rabba. Nuova gestione, qua si va anche a mangiare, va. 20 minuti da qua, a piedi. Camminata veloce, camminata nostra anche mezz'oretta, abbondante. Vabbè, andiamo di qua. Vacca boia, a telecamere spente, ho appena fatto un'acrobazia da paperissima. Vabbè, dai, tanto siamo arrivati qua. E che ho le rain sopra. Trago scarpette. Decathlon, 12 euro. Vabbè, non importa. Ecco, siamo arrivati su una strada un po' discreta. Allora, praticamente, qua è dove eravamo prima. Abbiamo fatto tutto il giro, eravamo là sopra, là c'è il ponte tibetano. Abbiamo fatto tutto il giro e siamo ritornati qua. E là c'è la scalinata, è quella là, dove siamo andati su prima. Beh, dai, se non ci fosse perché c'è bagnato, è un percorso bene o male. Un po' impegnativo la salita per i non allenati come me. Però non è lunghissimo, è fattibile. Eccoci qua, noi eravamo su, prima eravamo là sopra. Comunque posto spettacolare, bellissimo. Non c'ero mai stato e devo dire che merita. Se torniamo giù di qua, ci dirigiamo verso il campeggio. Allora, questa struttura qua l'ho appena visto adesso, che prima mi è scappata, che siamo passati anche prima, non è che altro che un bed and breakfast, sia questo che anche quello lì, si presume. Guarda, c'è il parcheggio, ho appena visto gente anche andare dentro e direi la tranquillità più assoluta. Ecco, se uno magari sceglie questa tipologia di vacanza o di weekend, c'è anche questa soluzione. Ritorniamo sul sentiero e via. Eccoci arrivati, giretto finito. Come ripeto, è stato bellissimo, un po' faticoso ma bello. Ecco qua, siamo ritornati al van.
Buongiorno bella gente, guarda che giornatina oggi. Che spettacolo. Allora, questa notte abbiamo toccato i 10 gradi di minima. Forse c'era stata l'acqua di ieri, però questa notte c'era freschetto. Detto che mettono pioggia anche oggi pomeriggio, ma speriamo di no. Per il momento la giornata è ottima. Allora, visto le condizioni meteo molto favorevoli, belle giornate di sole, andiamo a fare un po' quattro passi, così ci alleniamo. Perché ieri è stata dura. Vabbè, adesso andiamo a vedere se troviamo qualcosa di nuovo qua. Abbiamo trovato un giochetto qua. Adesso proviamo a farci del male. Mentre ci sediamo qua, andiamo fino dall'altra parte. Allora, oh. Speriamo che non vedere un volo in diretta. Opla! È carino però! Oh, ci sono un sacco di giochi qua, per i bambini, anche un po' per i più grandicelli. Ora non so cosa sia, sono tutte reti, boh. Ah, comunque sto qua è figo. Allora, usciti dal campeggio a destra, ieri eravamo andati a sinistra per vedere il ponte sospeso e quant'altro. C'è niente di particolare, però è bellissimo. È tutto immerso nel verde, c'è questo fiumiciattolo qua che torrente, dai. Costeggia tutta una passeggiata immersa nel verde, mi piace. Ora qua ci dovrebbe essere stata una cascata che veniva da là sopra praticamente, però non c'è niente, se non un minimo rigolo di acqua. Penso che questa diventi cascata quando si scioglie la neve. Quando si scioglie la neve diventa un bel vedere, diciamo. Parte da oltre là sopra la montagna. Vieni giù fino al ruscello. Neve ce n'è stata anche poca, mi sa che quello lì si è vista poca cascata. Comunque dai, avanti.
Weekend finito. Allora, siamo appena arrivati a casa e siamo stati, come avete visto, all'area di sosta al Plan, in Val di Rabbi. E niente, dai, una bella area di sosta, un posto tranquillissimo, un paesaggio stupendo, un verde infinito e una tranquillità assoluta, si sta benissimo, temperatura alla sera e al mattino presto, quasi fredda, fredda. C'erano sui 10 gradi, dai. Ma il pomeriggio si stava benissimo in maniche corte qua. Sono arrivato a casa, c'è un caldo terribile. E piccola recensione, niente. Come dicevo, l'area di sosta bellissima. Unico neo, diciamo tra parentesi, un po' negativo per i miei gusti. Vedendo così sono un po' i servizi, perché perfino per l'acqua, per lavare i piatti bisogna pagare l'acqua calda, c'è una chiave, ti danno una chiave e va a tempo, ti metti dentro la chiave, usi l'acqua e il tempo tanto scade, va giù il tempo, diciamo. E idem per le docce. Allora, per me non è, fa indifferente perché uso i servizi del mio van, sia il servizio sia la doccia, tutto. E però anche la doccia, se devi fare una doccia, anche quella con la chiave, una doccia tranquilla, minimo 1 euro ti va, perché erano 40 secondi, mi sembra 70 centesimi, dunque in 40 secondi non è che ti lavi. Ecco, l'unico negativo di quest'area di sosta. Poi per il resto, situata a un posto, ripeto, bellissimo. C'è anche un piccolo bar all'interno. E ecco, se arrivate lì, fermatevi prima per farvi le provviste in qualche supermercato, perché in zona non c'è niente, c'è solamente un ristorante che non ci siamo andati. E non so dirvi, so che era pieno di gente, dicono che si mangia bene, però io non so dirvi se si mangia bene o se si mangia male. E ecco, fatevi la provvista prima di andare su, se dovete fare magari 2, 3, 4 giorni. Noi abbiamo fatto 2 notti e poi siamo ripartiti al mattino, siamo partiti stamattina. E niente, finisce tutto qua. Weekend bellissimo. E al prossimo. Ciao ciao.